Cerchiamo di rendere il soffice volume delle nuvole. Qui stavo utilizzando ancora del grigio, mentre in questa zona andremo ad aggiungere, per dare più contrasto e chiaroscuro, un pochino di terra d'ombra bruciata, sempre comunque in quantitativi minimi. Andiamo ad aggiungere man mano per evitare di scurire troppo. Qui andremo poi ad aggiungere direttamente anche il bianco puro, che contrasterà leggermente col fondo azzurro. Ricreiamo così le striature del cielo. Cerchiamo sempre di lavorare con i toni piuttosto chiari. Andiamo a creare un po' di contrasto con la nuvola più scura. È sempre necessario osservare bene l'immagine di riferimento nei minimi dettagli per ottenere ovviamente l'effetto più somigliante possibile. Lavoriamo quindi con queste due tonalità diverse, il grigio scuro, che comunque è sempre l'azzurro utilizzato per lo sfondo leggermente scurito col nero, e l'altra tonalità più dorata, che è quella che è stata creata con il bianco, un pochino di terra di siena, la terra d'ombra bruciata per le ombre leggerissime. Poi, se volete un effetto un po' più roseo, magari una puntina di rosso vermiglione. Ovviamente si è sempre anche liberi di introdurre delle tinte anche leggermente diverse, perché l'immagine resta sempre comunque l'ispirazione. Vedete poi voi quanto seguirla nei minimi dettagli. Per quanto riguarda le nuvole, ovviamente il procedimento che utilizzo è molto semplice. Posiziono un po' di pennellate di colore più intenso, cercando già di ottenere la forma della nuvola. Dopodiché, tutto intorno a questa macchia di colore cerco di sfumare per rendere anche un po' di più l'effetto soffice della nuvola. E lì utilizzo poi un pennello molto piccolo e anche molto consumato, che mi aiuta proprio in questo lavoro di sfumatura. Intensifichiamo ancora un po' di punti nelle nuvole e nell'orizzonte per creare l'effetto prospettico. Cominciamo a posizionare le prime onde del mare, che sono anche quelle più scure, con un blu primario. Magari si può anche aggiungere un puntino di nero proprio per delimitare bene quelle che saranno le zone più scure, all'intorno alle quali poi lavoreremo anche successivamente col bianco. Pennellate molto lineari. Le stiamo abbozzando, quindi non vi preoccupate se risultano troppo chiare o troppo scure. Siamo sempre in fase di lavoro e si può continuamente modificare il nostro lavoro. Ovviamente anche delimitare l'onda che si riversa sulla riva con il bianco puro. Prendiamo qualche riferimento ovviamente anche delle parti in cui l'onda risulta più chiara, utilizzando sempre il bianco puro. In questa fase
dobbiamo buttarci e cogliere quelli che sono i riferimenti su cui poi lavorare. Per evitare di mandare in confusione un po' la vista, magari isoliamo delle zone, e lavoriamo, su un pezzettino alla volta, in modo da curare bene il dettaglio e procedere per gradi. Pennellate, spesso vicino, diciamo, all'orizzonte, non continue, magari, come dei tratteggi. A volte basterà solamente appoggiare la punta del pennello piatto per tracciare questi segmenti, che rimarranno già piuttosto irregolari e ci aiuteranno nell'effetto dell'acqua. Io lavoro sempre con poco colore, e soprattutto per fasi, per gradi, per sovrapposizioni. Nell'onda, ad esempio, bianca che si riversa sulla spiaggia, addirittura il colore è stato diluito con essenza di trementina. Questo procedimento ovviamente riduce i tempi di asciugatura. In alcuni casi, come quando si lavora appunto con toni nettamente contrastanti, lavorare colore fresco su con pittura fresca può creare magari qualche problema appunto nelle sfumature, mentre avere già una base asciutta su cui poi sfumare successivamente è sicuramente un passaggio che facilita molto. Per creare l'effetto di queste onde che si riversano sulla spiaggia, lavoriamo sì con pennellate lineari orizzontali per prendere i riferimenti, ma per dare poi il volume dell'onda stessa, lavoreremo invece con pennellate più brevi, più corte e verticali, in verticale, sfruttando proprio un po' anche la forma del pennello piatto. Appoggiato, diciamo, nel punto in cui, diciamo, l'onda è più scura nell'immagine e lo trasciniamo leggermente verso il basso in modo che si crei già una pennellata sfumata, che ci aiuta proprio a creare questo volume. In questa fase, è importante appunto lavorare quindi sui toni, più scuri, di massimo scuro e i toni di massimo chiaro. Ovviamente stiamo parlando della parte mare. Successivamente poi andremo ad aggiungere tutti i toni intermedi, le varie sfumature che faranno da tramite tra questi due estremi.